2018 abbiamo organizzato una prima campagna di scavo che ha dimostrato tutto l'interesse per proseguire con questa collaborazione. Nel 2018 e nel 2019 abbiamo lavorato in una parte dello scafo che corrisponde alla prua, quindi abbiamo messo in luce una decina di metri della prua di questa nave, coperto da un grande strato di sabbia che ci ha fornito dei dati estremamente importanti sulla forma della nave, perché sembra che questa nave avesse una prua diritta, non curva come lo vediamo su molte rappresentazioni iconografiche di quest'epoca repubblicana e romana. Abbiamo scoperto la zavorra della nave che stava ancora sul fondo dello scafo. Abbiamo prelevato moltissime pietre che saranno sottoposte a analisi per determinare il luogo dove sono state raccolte, perché provengono da una spiaggia. Tra le scoperte interessanti, il carico di anfore vinarie, quindi trasporto di vino, anfore greco-italiche adriatiche, anche qui siamo nel secondo secolo avanti Cristo. Nella zona di Prua abbiamo trovato moltissimi tronchi d'alberi, di pini, querce e altre essenze mediterranee che erano trasportati sulla nave. Qui, altra cosa eccezionale, una statuetta in bronzo alta circa 15 cm di una figura femminile stante. Sfortunatamente un braccio è rotto, ma può darsi che rappresenti una fortuna, la divinità tutelare della nave. Nave che doveva essere assai grande, diciamo un tonnellaggio medio per l'epoca, una 20-25 metri. I resti lignei devono essere sigillati da sedimenti e nel caso specifico queste grandi dune di sabbia che comunque coprono completamente, sigillano il sito e che sono rimaste stabili per molti secoli, ma che ultimamente a causa anche dei cambiamenti climatici cominciano a spostarsi, il tratto di costa cambia e quindi ci sono dei fenomeni di erosione e di esposizione di relitti.